Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube. Quest'oggi, 10 agosto, di cosa possiamo mai parlare? Della notte di San Lorenzo, delle stelle cadenti, la notte più magica e attesa da tutti. La notte in cui tutti volgiamo lo sguardo verso il cielo in attesa che una stella cada per poter esprimere un desiderio che speriamo si possa avverare durante l'arco del prossimo anno. Come tutte le leggende, come tutte le storie, anche la notte di San Lorenzo ha le sue radici ben fisse nella mitologia. Per esempio, la mitologia greca, nella quale si dice che Fetone, figlio di Febo, rubò il carro al padre e, correndo all'impazzata per la volta celeste, sprigionava scintille proprio dal carro e che solo la potenza di Zeus, fulminandolo, fermò questa pazzia del figlio di Febo. Passiamo poi al mito cinese, assolutamente legato all'osservazione della volta celeste. Ebbene sì, perché osservando le costellazioni e vedendo queste stelle cadere, i cinesi, così come tutti i popoli antichi, credevano che queste scintille fossero presagio di sventura. Passando invece al mito romano, il mito romano deriva dalla celebrazione del dio Priapo, il dio della fertilità. E proprio la celebrazione del dio Priapo avveniva nel mese di agosto, mese dedicato all'imperatore Augusto per l'appunto. Le stelle cadenti venivano interpretate come lo sperma emanato dal dio Priapo affinché tutti i campi dell'impero romano potessero essere fertili e dotati di un buon raccolto in autunno. Passando invece al mito cristiano, il mito cristiano è assolutamente legato al nome che porta questo giorno, cioè a San Lorenzo, che per volere dell'imperatore Valeriano venne ucciso, martirizzato sui fuochi ardenti, e le stelle cadenti vengono interpretate in due modi. Il primo modo come le lacrime di San Lorenzo che piange per tutti noi, il secondo modo come le scintille delle braccia ardenti che stavano bruciando San Lorenzo. Una doverosa precisazione va inoltre fatta, cioè che noi chiamiamo stelle cadenti qualcosa che stelle non sono. Le stelle cadenti in realtà sono delle meteore, cioè dei frammenti di meteorite che si distaccano dalla meteorite madre, penetrano l'atmosfera terrestre e prendono fuoco, creando quella bellissima e fiabesca scia che tutti noi amiamo osservare di notte. Vorrei concludere anche con una curiosità. E cioè che 10 agosto è il titolo di una poesia composta da Giovanni Pascoli in memoria del padre che era morto appunto il 10 agosto 1867. Questa poesia venne inserita in un'opera ufficiale il 9 agosto del 1896 nell'opera intitolata Il Marzocco. Vorrei leggervi questa splendida poesia. Se avrete ancora qualche minuto di tempo da perdere, allora ascoltatela tutta perché è veramente veramente bella. San Lorenzo. Io lo so perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade, perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra spini, ella aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora è là, come in croce che tende quel verme a quel cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra, che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido, uccisero, disse, perdono. E restò negli aperti occhi un grido, portava due bambole in dono. Ora là, nella casa romita, lo aspettano, aspettano invano. Egli, immobile, attonito, addita, le bambole al cielo lontano. E tu, cielo, dall'alto dei mondi sereni, infinito, immorale, oh, d'un pianto di stelle lo inondi, quest'atomo opaco del male. Giovanni Pascoli, 10 agosto. Vi lascio dopo questo video che ritengo sia stato fin troppo lungo e vi do appuntamento al prossimo video. Se vi è piaciuto mettetemi un like, mi raccomando. Se non vi è piaciuto un dislike, non succede niente. E mi raccomando, alzate gli occhi al cielo ed esprimete il vostro desiderio. Ciao ragazzi!